Il rappresentante unico dell'amministrazione nella conferenza dei servizi. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Siamo già 82 in aula, vi do veramente il benvenuto. Questo ciclo di webinar fa parte dei webinar che sono iniziati lo scorso 15 maggio, dedicati alla riforma Madia e alla misura di semplificazione. Buongiorno a tutti. Allora, mi presento, sono Paola Pirani del Formez. In questa breve illustrazione vi spiegherò il percorso che abbiamo iniziato sulla riforma Madia e ci soffermiamo poi in particolare sulla giornata di oggi. Questo incontro, come precedente, ha avuto un buon numero di adesioni e vedo già che siete tutti ben puntuali, già siete in 95, dunque vi ringrazio per la vostra puntualità. Però, mentre diamo tempo ai vostri colleghi di entrare in aula, parliamo un pochino di questo ciclo di webinar che, come dicevo, è iniziato lo scorso 15 maggio. Allora, questo webinar fa parte appunto della legge, parla della riforma della legge Madia, legge 124-2015 e dei successivi provvedimenti attuativi. Fa parte del progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, è il PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 che il Formez realizza per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Qual è l'obiettivo di questo ciclo di webinar? Questo ciclo di webinar ha l'obiettivo di supportare le amministrazioni nell'attuazione della riforma, ovvero di dare tutto quel supporto sugli aspetti principali della riforma, soprattutto quanto riguarda la conferenza dei servizi, la SCIA, la legge 124, come dicevo prima, e i decreti attuativi 126, 127, 222. Nell'ambito dal 15 maggio ad oggi sono stati fatti tutti questi webinar. Queste slide che vi saranno date poi a disposizione nella solita pagina di eventi, troverete per ogni webinar che è stato fatto il titolo e il nodo di eventi della pagina eventi nella quale potete scaricare tutte le slide e le relative registrazioni. Oltre ai diversi webinar che ci sono stati, è stato fatto anche un ciclo di seminari. Anche per questi, se voi cliccate sul nodo http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio 17455, potete trovare l'elenco di tutti gli eventi inerenti a questo progetto, il relativo materiale e registrazioni. Dunque, per chi volesse avere un ripasso o volesse scaricare il materiale e non l'ha ancora fatto, in queste pagine può trovare tutto il riepilogo che occorre. Questi webinar e questi seminari hanno avuto un grande successo, ci sono state tantissime adesioni. Dai dati aggiornati al 31/7 del 2017 possiamo vedere che hanno seguito i webinar su questo ciclo ben 1891 partecipanti, mentre per quanto riguarda i seminari sono stati 1654. Abbiamo anche diviso i partecipanti per numero di regione e abbiamo visto quali sono state le regioni maggiormente rappresentate. Tutti questi dati li potete tranquillamente studiare e leggere voi nel momento in cui potete scaricare le slide. Altro dato importante, potete vedere gli enti di appartenenza di tutti voi e l'ente maggiormente rappresentato è stato sicuramente il comune. Sempre nell'ambito del PON Governance, del Progetti Delivery to Unit nazionale e supporto all'operatività della riforma, ricordiamo che è nata anche la comunità Rete Italia Semplice. L'indirizzo è molto importante: http://rete.italiasemplice.gov.it. È stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA. È una piattaforma al servizio di tutto il personale delle amministrazioni, delle associazioni delle imprese, associazioni di categoria, cittadini e tecnici ed è dedicata soprattutto alla messa a punto delle competenze, alla messa in rete delle competenze nell'attuazione dei servizi di semplificazione. Questa piattaforma offre importanti strumenti e supporti a tutti voi, infatti potete trovare delle linee guida, FAQ, raccolte di documentazioni e attualmente sono presenti due aree di lavoro, SUAP, Conferenza di Servizi e Rete Italia Semplice. Io invito tutti coloro che ancora non l'hanno fatto ad iscriversi a questa rete, mi raccomando. E per finire, non rubare troppo tempo ai nostri relatori che sono già presenti con noi, parliamo del webinar di oggi, rappresentante unico nelle amministrazioni della conferenza dei servizi.
Nella conferenza simultanea ciascun ente amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto che esprime definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. Questo webinar è dedicato proprio ad approfondire gli aspetti relativi al ruolo e alle modalità di designazione del rappresentante unico nelle amministrazioni statali, regionali e negli enti locali. Parleremo di tutto questo con Giulio Vesperini, che è già con noi, professore ordinario di diritto amministrativo dell'Università degli Studi della Tuscia e a quale a breve passerò la parola, con il dottor Carlo Notarmuzzi, direttore ufficio concentrazione amministrativa e monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il dottor Luca Ferrara, dirigente ufficio rappresentante unico e ricostruzione, conferenza dei servizi della Regione Lazio. Altre brevi informazioni. Dopo appunto gli interventi di tutti e tre i relatori ci sarà lo spazio per le domande e le risposte. Dunque mi raccomando, utilizzate la chat per scrivere le vostre domande che poi io riporterò ai relatori. Un'altra informazione, tutto questo webinar sarà registrato e potete trovare la registrazione e le slide alla solita pagina degli eventi nella quale vi siete anche registrati. eventipa.formez.it, il nodo è l'119053. A questo punto non mi resta che augurare un buon proseguimento e passare la parola al professor Giulio Vesperini, al quale do il benvenuto. Prego. Buongiorno a tutti quanti. Come è stato già anticipato, io tratterò appunto della disciplina del rappresentante unico e la disciplina del rappresentante unico è uno degli aspetti più importanti di questo nuovo istituto che è stato introdotto, e cioè quello della conferenza simultanea. Io non mi soffermerò ovviamente sulla conferenza simultanea, dandola per conosciuta, per così dire, e invece mi soffermerò sulla disciplina specifica dedicata al rappresentante unico. Un primo aspetto importante che può servire per introdurre la disciplina stessa è quella di dissipare un possibile equivoco, e cioè altro è il rappresentante disciplinato dall'articolo 14 ter, comma 3 della legge 241. Altro è quello al quale si riferiscono i commi 4 e 5 dello stesso articolo. Il comma 3, infatti, non fa altro che riprodurre in buona parte con le stesse parole le disposizioni della precedente versione dell'articolo 14 ter, comma 6, lo leggo così per comodità di tutti, e ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, chiuse virgolette. Questo significa che le singole amministrazioni partecipano alla conferenza attraverso un soggetto abilitato ad esprimere in modo definitivo la volontà dell'amministrazione stessa su tutte le materie di competenza della conferenza stessa. E in questo caso è stato detto che il rappresentante intervenuto deve essere fornito di una delega sufficientemente ampia da consentire il contemperamento degli interessi anche attraverso soluzioni di compromesso. Sono completamente diverse invece le previsioni che formano oggetto di questa conversazione, le previsioni dei commi 4 e 5. Questi danno attuazione a uno dei criteri di delega dell'articolo 2 della legge 124 del 2015, e cioè quello che impegna il legislatore delegato a prevedere la partecipazione alla conferenza di un solo rappresentante delle amministrazioni statali e più in generale il coordinamento e la rappresentanza unitaria dell'amministrazione interessata. Quindi, volendo sintetizzare, il comma 3 risponde alla domanda su come ciascuna amministrazione convocata debba partecipare alla conferenza. I commi 4 e 5 invece disciplinano la rappresentanza unitaria delle amministrazioni che appartengono a uno stesso livello di governo.
Esaminiamo quindi le singole parti di questa disciplina. Come ho già detto, il comma 4 riguarda la rappresentanza delle amministrazioni dello Stato. Presupposto per la sua applicazione è che alla conferenza partecipino sia amministrazioni dello Stato, in misura pari o superiore a 2, sia amministrazioni non statali. In questo caso le amministrazioni statali, dice la legge, sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni. E aggiunge che questo responsabile può essere nominato anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo. Il potere di nomina del rappresentante è attribuito in modo diverso, a seconda che le amministrazioni da rappresentare siano solo amministrazioni periferiche, e allora la competenza è del prefetto, o siano anche o solo amministrazioni centrali, e allora la nomina spetta al Presidente del Consiglio. Va detto che la norma non contiene indicazioni né criteri circa ai quali ancorare la scelta del rappresentante, scusate, del rappresentante unico, né sull'ambito di applicazione della disciplina che è dettata. Qualche cenno rapido su tutti e due i problemi. Sotto il primo punto di vista, ci si potrebbe domandare quale sia, ai fini della nomina, la considerazione da accordare all'amministrazione procedente. In altri termini, l'amministrazione procedente, che ha la responsabilità ovviamente del procedimento, è la più adatta ad assumere, ovviamente tramite un suo esponente, la rappresentanza unitaria delle altre amministrazioni appartenenti al suo stesso livello di governo, ovviamente tra quelle che partecipano alla conferenza, o è preferibile invece che la scelta cada su un'amministrazione diversa da questa, sia per assicurare la diversità dei ruoli tra i diversi soggetti che partecipano alla conferenza, sia per compensare quando c'è stato il fallimento, chiamiamolo così, dell'amministrazione precedente nella conclusione della conferenza semplificata, che normalmente, non sempre, come sapete, precede la conferenza simultanea. Secondo problema, ambito di applicazione della disciplina dettata. Mentre pare pacifico che tra le amministrazioni centrali rappresentate debbano rientrare i ministeri, le agenzie governative, mentre tra quelle periferiche sono compresi tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato, ci si può domandare se tra le prime, tra le amministrazioni centrali, si possano considerare anche gli enti pubblici nazionali, le società a partecipazione pubblica, almeno quelle che hanno una rilevanza nazionale, ma non sono riconducibili negli uni le altre all'apparato dello Stato, e se tra le seconde, cioè tra le amministrazioni periferiche, si possono annoverare anche le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, che pure il decreto legislativo 165/2001, come sapete, annovera tra le amministrazioni statali. Il problema viene affrontato in realtà dall'articolo 14 ter, comma 5, a proposito delle amministrazioni regionali e locali. E in questo caso si riferisce la rappresentanza unica a tutti gli enti e organismi ricompresi nel rispettivo livello territoriale di governo, autorizzando la conclusione che la rappresentanza stessa riguardi anche gli enti strumentali di regioni ed enti locali. Si potrebbe allora ipotizzare che una conclusione dello stesso tipo possa essere riferita anche al rappresentante unico delle amministrazioni statali, avendo però almeno cura di assicurare una partecipazione in proprio alla conferenza di quelle amministrazioni alle quali l'ordinamento riconosca una posizione particolare di autonomia, le amministrazioni indipendenti, le università, le stesse scuole. Il comma 5 dell'articolo 14 ter disciplina invece la partecipazione alla conferenza simultanea delle amministrazioni regionali e locali. Il principio del rappresentante unico vale anche per loro, e quindi ciascuna regione, ciascun ente locale deve nominare un rappresentante unico di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione o al medesimo ente locale, e questo comporta, per esempio, che
vi debba essere un rappresentante unico non solo agli uffici non solo degli uffici, ad esempio, della regione interessata, ma anche degli event altri eventuali enti da essa dipendenti che sono tenuti a partecipare alla conferenza. L'autonomia concessa alle regioni e agli enti locali riguarda quindi solo le modalità di designazione del rappresentante unico e l'eventuale partecipazione degli enti e organismi rappresentati ai lavori della conferenza, secondo il meccanismo che, come si vedrà, è previsto per lo Stato. Quindi non il se ci debba essere o meno il rappresentante unico, ma il come questo debba essere, diciamo, designato. Sempre sul piano generale, voglio far notare che la previsione del rappresentante unico introduce una modifica importante nel paradigma tradizionale della conferenza di servizi. Fino a questo momento, la conferenza era stata intesa come un meccanismo procedurale e organizzativo preordinato ad agevolare, per il tramite del confronto diretto tra le amministrazioni, che si svolge nel corso di una o più riunioni, la composizione degli interessi pubblici affidati alla cura di differenti uffici pubblici. Quindi l'unificazione delle posizioni nella decisione da assumere segue, secondo quel paradigma, al confronto tra i diversi interessi pubblici, naturalmente privati, introdotti nel procedimento amministrativo. L'istituto del rappresentante unico modifica questo paradigma perché in parte frammenta e in parte anticipa l'opera di composizione degli interessi. Mi spiego, la frammenta perché questa composizione diventa, come si dice in termini giuridici, una fattispecie a formazione progressiva, alla quale concorrono in momenti differenti uno o più rappresentanti unici dell'amministrazione precedente. Ma al tempo stesso l'anticipa, sia pure parzialmente, perché il compito del rappresentante unico è proprio quello di ponderare gli interessi delle amministrazioni appartenenti al suo stesso livello di governo e provvedere alla loro sintesi in vista della riunione della conferenza simultanea. Potrei aggiungere, sempre su un piano più generale, per concludere questa prima parte introduttiva, che l'istituto del rappresentante unico costituisce parte integrante delle misure previste dalla legge 124-2015 per rafforzare i poteri di intervento, quindi naturalmente parlo dell'aspetto statale, della Presidenza del Consiglio nella disciplina, nella gestione dei procedimenti amministrativi. E altri esempi si hanno, sui quali però adesso non mi soffermo nemmeno per cenni, nel 17 bis, comma 2 della legge 241. Andiamo su un aspetto un pochino più, invece su aspetti più di dettaglio. Le disposizioni sul rappresentante unico, quelle abbiamo detto di dettaglio per le amministrazioni statali e quelle di principio per le amministrazioni regionali e locali, pongono quattro serie di problemi. Quando deve essere nominato? Come si forma la sua volontà? Qual è la posizione delle amministrazioni rappresentate durante la conferenza? Come si computano in questi casi le posizioni prevalenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 ter, comma 6. Scusate che rimaniamo su questa pagina. Il momento della nomina del rappresentante. L'articolo 14 ter, comma 4 prevede che la possibilità che il rappresentante unico delle amministrazioni statali sia nominato anche preventivamente per determinate materie o determinati periodi di tempo. Per assicurare effettività a questa disposizione, però, occorre raccordarla con quella dell'articolo 14 bis, comma 2, a norma della quale la data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, della riunione della conferenza simultanea, deve essere fissata dall'amministrazione precedente con l'atto di indizione della conferenza semplificata. E cioè si può ritenere allora opportuno che l'amministrazione precedente comunichi l'indizione della conferenza semplificata anche ai titolari dei poteri di nomina del rappresentante unico, per esempio per lo Stato, a seconda dei casi, alla Presidenza del Consiglio o alla Prefettura, e in questo modo anche nei casi nei quali non abbiano provveduto alla nomina preventiva per determinate materie o periodi di tempo di cui ho detto poco fa, questi sono la possibilità di anticipare, sia pure con un provvedimento ovviamente condizionato
all'effettiva riunione della conferenza simultanea la scelta del rappresentante unico. Soluzione questa che favorirebbe l'accelerazione del procedimento perché consentirebbe comunque al futuro ed eventuale rappresentante unico di seguire sin dall'inizio lo svolgimento della conferenza nella modalità semplificata e di conoscere quindi le posizioni delle diverse amministrazioni procedenti. E consentirebbe anche, nel caso in cui si rendesse necessario avviare i lavori della conferenza simultanea, di disporre già del rappresentante unico senza dover attendere il tempo necessario per la sua designazione. Formazione della volontà del rappresentante unico. Questo è un punto abbastanza delicato. Nel parere che è stato reso dal Consiglio di Stato sullo schema di disegno di decreto legislativo che poi ha portato diciamo, alla riforma della legge 241, il Consiglio di Stato esprime apprezzamento per una disciplina bilanciata, dice, la quale prevede una regolazione aperta e flessibile del rapporto tra rappresentante unico e altre amministrazioni statali, che non impone la preventiva fissazione di vincoli di mandato imperativo, ma lascia correttamente al rappresentante unico un margine discrezionale di azione in relazione all'andamento dei lavori della conferenza. Questo più o meno testualmente quello che ha detto il Consiglio di Stato. Ora, se si va però al di là di questa generale considerazione di principio, si deve osservare necessariamente che il rapporto tra il rappresentante unico e le amministrazioni rappresentate è sostanzialmente privo di disciplina. Bisogna segnalare che questo vuoto nella prassi tende ad essere coperto, ad essere, diciamo così, riempito con la tendenza a ricondurre questo stesso rapporto rappresentante unico, amministrazioni rappresentate, diciamo così, nello schema, nell'ambito del modello della conferenza dei servizi e delle sue regole, cioè creare una sorta di conferenza funzionale a un'altra conferenza. Cioè una preconferenza, se mi passate il termine, funzionale alla conferenza simultanea che poi si dovrà svolgere. Soluzione questa che, dal mio punto di vista, sicuramente dà maggiori certezze alle amministrazioni, ma dall'altro lato rischia di vanificare i benefici connessi a quella maggiore autonomia di azione del rappresentante unico che il Consiglio di Stato aveva molto bene sottolineato. Al di là di questo, c'è da dire che il rapporto tra il rappresentante e i rappresentati si svolge in un contesto, cioè quello che porta alla convocazione della conferenza simultanea, che a seconda dei casi è conflittuale, cioè se è fallita la conferenza semplificata, o di forte complessità, quando si passa direttamente, l'amministrazione ritiene di dover convocare immediatamente la conferenza, simultanea, data la complessità del progetto. Questo significa che le funzioni concrete del rappresentante unico, cioè quello che concretamente il rappresentante unico si trova a dover fare, non risponde a un modello unico, ma cambia molto in modo significativo a seconda delle circostanze concrete del singolo procedimento. E quindi in astratto, ma solo in astratto come punto di riferimento, perché probabilmente ci possono essere, la casistica può essere molto più varia, ma ho provato a individuare tre ipotesi, tre tipologie funzionali. Si può dare il caso, per esempio, in cui il rappresentante debba mediare un conflitto tra le amministrazioni da esso rappresentate. Il caso, per esempio, in cui si debbano proprio a una o più di queste amministrazioni rappresentate nel corso della conferenza semplificata, l'indicazione di quelle condizioni, di quelle prescrizioni che hanno sostanzialmente impedito all'amministrazione precedente di concludere la conferenza semplificata e di convocare la conferenza simultanea. In questo caso la funzione del rappresentante unico è molto importante e molto delicata, e cioè di trovare un punto di equilibrio tra le sue amministrazioni rappresentate e poi farsi carico di sostenere la posizione così raggiunta nel corso della conferenza simultanea e del dialogo che in quella sede avviene con le altre amministrazioni partecipanti. Una seconda ipotesi può essere invece
quella nella quale l'indicazione delle condizioni e delle prescrizioni che hanno impedito la conclusione positiva della conferenza semplificata sono da imputare a amministrazioni differenti da quelle rappresentate. In questo caso si potrebbe immaginare che la funzione del rappresentante unico sia quella di esplorare i margini entro i quali le amministrazioni interessate sono disponibili a modificare le posizioni già espresse nel corso della conferenza semplificata per facilitare una conclusione positiva della conferenza simultanea. Terza ipotesi è quella nella quale l'amministrazione procedente opti immediatamente, quindi senza passare per la modalità semplificata, per la conferenza simultanea in ragione della complessità della deliberazione che assume. In casi come questi, il rappresentante unico ha un compito più articolato perché dovrà acquisire prima il punto di vista delle amministrazioni rappresentate. Quindi verificare i punti di accordo e di disaccordo con la proposta presentata dall'amministrazione precedente, infine costruire le basi per una posizione comune a tutte le amministrazioni rappresentate. Pur con la cautela che ho, diciamo così, ho premesso, quindi sul carattere meramente ipotetico di queste tre, questa tipologia, si può dire che a seconda dei casi la formazione della volontà, o meglio della posizione del rappresentante unico, è in funzione di un'opera più o meno complicata di ricostruzione della posizione delle amministrazioni rappresentate, di composizione degli eventuali conflitti tra queste, della ricerca di soluzioni che possono comunque favorire una conclusione della conferenza concordata con le altre amministrazioni partecipanti alla stessa. Come ha osservato sempre il Consiglio di Stato, però, perché possano porsi le condizioni necessarie per una conclusione positiva della conferenza, il rappresentante unico deve poter disporre di un margine di autonomia tale da poter adattare la posizione concordata con i propri rappresentati alla discussione che si terrà nel corso della conferenza simultanea. Dice il Consiglio di Stato, è bene che il rappresentante unico non sia un mero nuncius delle amministrazioni rappresentate. Poteri del rappresentante unico nei riguardi delle amministrazioni rappresentate e le modalità del relativo esercizio. Qui ritrovate la norma dell'articolo 14 ter, comma 4. Ho appena detto che il superamento della frammentazione degli interessi delle diverse amministrazioni partecipanti è affidato da un lato al lavoro di verifica, proposta, mediazione svolto dal rappresentante unico prima che la conferenza simultanea avvenisse, e dall'altro lato all'azione svolta in regime d'autonomia, quello che dicevo poco fa, dal rappresentante stesso nel corso della conferenza. Qui si introduce un terzo tipo di problema, e cioè quello del rapporto tra rappresentante unico e amministrazioni rappresentate nel corso della conferenza. Questa norma che qui è riportata contiene negli ultimi due periodi una disciplina della materia, laddove dice, ferma restando l'attribuzione del potere di rappresentanza, ovviamente al rappresentante unico, le singole amministrazioni possono comunque intervenire ai lavori della conferenza in funzione di supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14 quinques, comma 1, cioè quelle preposte alla tutela dei cosiddetti interessi sensibili, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo stesso comma. I punti essenziali della disposizione sono sostanzialmente tre. Le amministrazioni rappresentate possono prendere parte ai lavori della conferenza, ma il loro intervento si prefigura come facoltà, quindi né come obbligo né come onere. Se partecipano, esse hanno una funzione di supporto del rappresentante unico e quindi uno status differente rispetto alle altre amministrazioni partecipanti, per così dire, partecipanti pleno iure. Questa funzione di supporto non è tipizzata dalla norma, ma si può ipotizzare che possa avere consistenza e contenuti differenti a seconda del numero delle amministrazioni rappresentate e di quelle partecipanti alla conferenza, del tasso di convergenza delle amministrazioni rappresentate tra loro, del grado di conflittualità complessiva della conferenza. Infine, le amministrazioni titolari di interessi sensibili dispongono di uno status ulteriormente differenziato,
Sono le uniche tra quelle partecipate alle quali la disciplina consenta di esprimere il proprio dissenso al rappresentante unico entro la fine della conferenza, dice la legge. E l'espressione del dissenso è condizione perché quelle stesse amministrazioni possano successivamente fare quelle opposizioni previste dall'articolo 14-quinquies, comma 1. La domanda può essere: qual è il rapporto tra questa disposizione e quella del comma 7 dell'articolo 14 ter stesso, nella parte in cui stabilisce che si considera acquisito il consenso delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione? Questa disposizione io credo che si applichi al rappresentante unico, non alle amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili rappresentate, per le quali la partecipazione alle riunioni della conferenza costituisce una mera possibilità e le quali devono comunicare il proprio dissenso non necessariamente in conferenza, ma al rappresentante unico. Ci sono però due condizioni che tali amministrazioni devono rispettare. Il dissenso deve essere espresso in modo inequivoco e motivato. La manifestazione di dissenso deve pervenire al rappresentante unico in tempo utile affinché egli ne possa tenere conto ai fini della posizione finale da esprimere alla conferenza stessa. E qui, anche se la lettera del testo fissa nella conclusione dei lavori della conferenza in modo generico il termine ultimo della manifestazione di dissenso, potrebbe essere ragionevole lasciare comunque al rappresentante unico un lasso di tempo, anche se limitato, per valutare le conseguenze del dissenso espresso dalle amministrazioni rappresentate, titolari di interessi sensibili, sulla posizione finale che deve esprimere. Una ricostruzione di questo genere, secondo me, avrebbe il pregio di contemperare tra loro varie esigenze, quella di conservare in capo al rappresentante unico il compito di mediare e comporre i diversi interessi che fanno capo alle amministrazioni rappresentate con piena cognizione di causa, di favorire per quanto possibile una struttura snella della conferenza simultanea, di assicurare le amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili, presenti nella conferenza tramite rappresentante unico, la parità di trattamento rispetto alle amministrazioni preposte alla cura dello stesso tipo di interessi, ma che partecipano alla conferenza in proprio e che quindi non sono rappresentate dal rappresentante unico. Ultimo problema. Quello del rappresentante unico e il computo delle posizioni prevalenti, secondo quanto stabilisce l'articolo 14 ter, comma 7. Qui il problema è stato sollevato dal Consiglio di Stato, il quale ha paventato, anche qui leggo tra virgolette, il rischio che l'introduzione della figura del rappresentante unico delle amministrazioni statali comporti la sistematica soccombenza delle posizioni espresse da tale rappresentante, che in quanto unico partecipante statale alla conferenza con poteri di esprimere la sua posizione, sarà tendenzialmente sempre in minoranza numerica rispetto agli altri partecipanti. Il Consiglio di Stato conseguentemente ha suggerito di chiarire in che modo si determinano tali posizioni prevalenti nel caso di più amministrazioni statali rappresentate da un rappresentante unico. La norma finale è però parzialmente diversa da quella suggerita dal Consiglio di Stato e dice, recita: l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14 quater sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. La formulazione letterale non è delle più felici, ma è del tutto evidente che per la valutazione delle posizioni prevalenti non si debba tenere conto solo di quelle espresse dalle amministrazioni che partecipano tramite un rappresentante, ma anche di tutte quelle amministrazioni, altre amministrazioni che partecipano alla conferenza. Quindi, correttamente intesa, la norma serve ad esplicitare ciò che era già implicito nel rapporto di rappresentanza, e cioè che ai fini della valutazione della prevalenza si debba tenere conto delle posizioni introdotte nella conferenza per il tramite del rappresentante riferite alle amministrazioni da lui rappresentate. Resta fermo quello che era stato già, così si era consolidato nell'applicazione della normativa precedente a questa attuale,
e cioè che per l'adozione della determinazione di conferenza simultanea non è prevista una votazione nella quale si possono definire maggioranze e minoranze. Per esempio, già nelle linee guida operative per la rimessione del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2013, adottate dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio, si legge che le posizioni prevalenti sono le posizioni che, aperte virgolette, espresse in conferenza hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento in esame. Chiusa citazione. Concetto di prevalenza, quindi, dice il segretario della Presidenza del Consiglio, non va inteso in un'accezione strettamente numerica e quantitativa, ma deve fare riferimento al peso che riveste la singola amministrazione partecipante ai lavori. Interpretazione questa che ha trovato conforto anche nella giurisprudenza, che a seconda dei casi ha collegato il principio della posizione prevalente alle esigenze di risolvere, tra virgolette, alcune criticità determinate dalla rigida applicazione del previgente principio della decisione a maggioranza, il cui automatismo non consentiva di distinguere le posizioni espresse dalle amministrazioni chiamate a partecipare a una conferenza di servizi in relazione alla rilevanza dell'interesse pubblico di cui ciascuna di esse è portatrice, sia sotto il profilo del rango costituzionale di interessi, sia sotto il profilo di grado di coinvolgimento nella vicenda normativa concreta. La giurisprudenza ha anche sottolineato che la determinazione motivata di conclusione del procedimento deve scaturire da una autonoma valutazione delle posizioni prevalenti espresse in conferenza, senza alcuno, pertanto, alcun automatismo di sorta collegata alle risultanze acquisite dalle singole amministrazioni di riferimento. Ha stabilito, per giurisprudenza, che si devono considerare prevalenti le posizioni che la legge considera maggiormente competenti a valutare le circostanze rilevanti ai fini della decisione da assumere, mentre è errato ritenere che la prevalenza risulti dalla somma dei voti. E quindi si può concludere che il principio così interpretato debba oggi applicarsi anche per le valutazioni espresse dal rappresentante unico, senza che invece assuma rilievo quel criterio prevalentemente numerico al quale invece aveva alluso con preoccupazione. Grazie, grazie mille. Allora passerei la parola al dottor Carlo Notarmuzzi. Carico le slide. Buongiorno, lascio la parola e ricordo a tutti i partecipanti di scrivere le loro domande nella chat. Prego, buon. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a chi mi ha presentato, sono Carlo Notarmuzzi e sono direttore dell'ufficio della Presidenza del Consiglio che si occupa del rappresentante unico. Come sapete, la norma dà anche un compito al Presidente del Consiglio, viene per l'appunto seguito dal mio ufficio. Cercherò di portare quella che è la mia esperienza in aggiunta a quanto ha dettagliatamente esposto il professor Vespeini, facendo anche una premessa di carattere pratico anch'essa. Perché si è resa necessaria la nomina, o quantomeno la previsione di una norma che prevedesse la nomina del rappresentante unico? Ci sono stati dei casi, e ve ne cito uno in particolare, emerso nel corso di un giudizio al Consiglio di Stato. La sentenza è la numero 1583, sezione sesta del 21 aprile 2016, nel quale, pur essendo in sede di Consiglio di Stato, cioè in sede di appello di un giudizio amministrativo, la stessa amministrazione ha presentato due posizioni divergenti, perché all'interno della stessa amministrazione non si riusciva a trovare una soluzione unitaria. Quindi, da un lato, abbiamo la necessità che le amministrazioni, qualunque esse siano, abbiano un unico rappresentante. La norma ha esteso tale principio anche alle amministrazioni dello Stato. Come potete immaginare, non è altrettanto facile trovare una posizione unitaria fra amministrazioni diverse portatrici di interessi diversi. Quindi la difficoltà maggiore che incontra normalmente il rappresentante unico è quella di trovare una soluzione non all'interno dell'amministrazione, sebbene, come vi ho già dimostrato, anche all'interno di un'unica amministrazione ci sono delle difficoltà. Potete immaginare quanto queste difficoltà aumentino laddove si parli di più amministrazioni. La norma ci parla di un rappresentante unico delle amministrazioni statali, laddove partecipano anche amministrazioni non statali, dice l'articolo,
14 ter, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto. Allora, soffermiamoci innanzitutto sul concetto di amministrazioni statali. Un primo aspetto che è emerso è sul fatto che il legislatore ha usato un'espressione correttamente al plurale, quindi le amministrazioni statali sono rappresentate. Questo cosa vuol dire? La nostra interpretazione è stata che laddove c'è una sola amministrazione statale presente in conferenza di servizi, non è necessario il rappresentante unico, ma l'amministrazione, pur essendo statale, può partecipare alla conferenza di servizi autonomamente. Solo laddove ci siano più da due in su di amministrazioni statali è necessaria la presenza del rappresentante unico. Come viene nominato questo rappresentante unico? La norma prevede la nomina da parte del prefetto o la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tenete conto che questa posizione, come si capisce anche dalla stesura della norma, si basa su quella che è l'articolazione delle amministrazioni dello Stato con una struttura tendenzialmente basata sull'articolazione provinciale, visto che il prefetto è organismo provinciale. Come possono fare le amministrazioni per decidere se inviare la richiesta di nomina del rappresentante unico alla Presidenza del Consiglio o alla prefettura di competenza? L'esperienza che ho io mi dice che normalmente le amministrazioni inviano a tutte e due nel dubbio per non sbagliare. Ovviamente è una soluzione salomonica o pilatesca, se preferite. In realtà vediamo di trovare quali sono gli strumenti idonei a individuare qual è l'organo competente a nominare il rappresentante unico. La norma ci dice che se si tratta di un'amministrazione, tra virgolette, centrale, poi torneremo sul concetto di amministrazione statale, la nomina è del Presidente del Consiglio. Quindi in tutti i casi in cui vi siano amministrazioni con articolazione periferica, e sottolineo periferica, non provinciale, poi spiegherò la differenza per evitare di fare confusione con il ruolo del prefetto, laddove ci sia una, articolazione periferica, la nomina spetta al prefetto. Sorge il dubbio, laddove l'articolazione non sia provinciale ma sia interprovinciale o regionale, qual è il prefetto competente? La soluzione che è stata scelta è quella di ritenere competente il prefetto del luogo nel quale vengono realizzati i lavori. Quindi potrà partecipare a quella conferenza di servizi anche un'amministrazione periferica ad articolazione sovraprovinciale, sia essa interprovinciale o regionale, ma la nomina del rappresentante unico avviene da parte del prefetto. La norma ci dice amministrazioni statali. Cosa vuol dire amministrazioni statali? Come sapete, il concetto di pubblica amministrazione è un concetto che nel tempo è stato a lungo studiato, ma non ha mai trovato una vera e propria definizione. Ciò che il legislatore è riuscito a fare, diciamo, a partire dal decreto legislativo 165 del 2001, nell'articolo 1,2, è fare un elenco di amministrazioni, ma non dare una definizione. Altre leggi hanno dato elenchi di pubbliche amministrazioni, ma per finalità diverse, quindi ci soffermeremo solamente su questa. La norma dice: per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti di case popolari, le camere di commercio e così prosegue con questo elenco. Cosa notiamo? Innanzitutto è un elenco che potremmo ormai definire datato, visto che molte delle categorie indicate dalla norma non ci sono più o sono estremamente residuali. Viceversa, l'attuale quadro normativo presenta un problema diverso. Esistono una serie di organismi che sono enti pubblici nazionali e che quindi non possono essere ascritti né nella categoria pubbliche amministrazioni, men che meno nella categoria amministrazioni dello Stato, che sono però vigilate da amministrazioni dello Stato. Mi riferisco, ad esempio,
all'ISPRA che è vigilato dal Ministero dell'Ambiente, all'Istituto Superiore di Sanità che è vigilato dal Ministero della Sanità. Come si colloca la rappresentanza unica con questa articolazione amministrativa? Se dovessimo leggerla in maniera asettica, le amministrazioni dello Stato, che sono essenzialmente i ministeri e le agenzie previste dal Decreto Legislativo 300, escludono ovviamente gli enti pubblici, anche se enti pubblici nazionali. Però si avrebbe il paradosso che il ministero vigilante è rappresentato dal rappresentante unico e la sua volontà si fonda, come il professor Vesperini ci ha illustrato, nella volontà espressa dal rappresentante unico. L'ente pubblico nazionale, in quanto ente pubblico e quindi non amministrazione dello Stato, parteciperebbe autonomamente in conferenza di servizi in posizione contrapposta non solo a quello del rappresentante unico, ma posizione contrapposta anche a quanto ha potuto dire il ministero vigilante. Ecco quindi che, diciamo, la norma può essere interpretata anche nel senso di ricomprendere, sebbene si tratti di enti pubblici nazionali, all'interno della rappresentanza unica dello Stato anche le articolazioni delle amministrazioni statali con natura diversa e quindi specificamente con la caratteristica di enti pubblici. Un altro aspetto riguarda come il rappresentante unico può essere individuato. Anche qui la norma non ci dice niente, quindi io posso soltanto portare un'esperienza che non è ovviamente interpretazione autentica della norma, ma è semplicemente un criterio applicativo che è stato adottato. Probabilmente sarebbe utile e semplice per chi nomina individuare nell'ambito dell'amministrazione proponente, che è quella che conosce meglio il progetto, progetti che possono spesso avere caratteristiche tecniche molto particolari, una figura che possa rappresentare tutte le amministrazioni. A questo però si obietta che se l'amministrazione proponente gestisce la conferenza di servizi e ha un altro soggetto della stessa amministrazione che rappresenta le amministrazioni dello Stato, sbilancerebbe probabilmente l'equilibrio della conferenza stessa a favore di questa posizione. Quindi la cosa migliore è trovare una figura terza, che può essere o all'interno della stessa prefettura o all'interno di una figura, come dire, che non abbia posizioni prevalenti all'interno della conferenza dei servizi, ma che comunque garantisca l'equilibrio delle posizioni e nello stesso tempo la rappresentanza dell'amministrazione medesima. Come Presidenza del Consiglio dei Ministri abbiamo preferito per questo motivo individuare una figura che rappresenta la Presidenza del Consiglio in tutte le conferenze di servizio statali nelle quali è previsto il rappresentante unico. La norma prevede che possa essere nominato sia per periodi di tempo sia per specifiche materie. La soluzione adottata, anzi le soluzioni adottate sono state entrambe. Per consentire a chi segue queste conferenze, che molto spesso sono anche sempre le stesse, di avere il quadro completo, è stato nominato un rappresentante unico per un certo periodo di tempo che segue tutte le conferenze di servizi, ad eccezione di conferenze di servizi particolarmente complesse, nelle quali ci possa essere un profilo di onerosità amministrativa o di qualche altra natura, per il quale ci si è riservati la possibilità di far fare al Presidente del Consiglio una nomina individuale sulla singola conferenza di servizi. Vediamo adesso come si pone anche la posizione del rappresentante unico. Se il rappresentante unico rappresenta lo Stato e l'amministrazione proponente è un'amministrazione statale, il rappresentante unico verrebbe a rappresentare anche l'amministrazione proponente. Voi capite che questo ovviamente
non ha trovato un'applicazione né facile né condivisa. La soluzione di equilibrio che abbiamo adottato, vi confesso, non senza difficoltà, è la seguente. Laddove l'amministrazione proponente, oltre a essere amministrazione procedente, esprime anche un parere, la parte consultiva di quell'amministrazione si fonde all'interno del parere del rappresentante unico, lasciando in capo all'amministrazione procedente lo specifico potere per l'appunto di amministrazione procedente. Ciò non è così facile, come può sembrare raccontandolo, in quanto l'amministrazione procedente è nella stessa componente in cui procede, in cui esprime il parere. Per cui talvolta questo ha creato dei problemi che sono stati risolti, come dire, volta per volta, grazie alla collaborazione e del rappresentante dello Stato e dell'amministrazione procedente. Per poter consentire a prefetto o presidenza del Consiglio dei Ministri l'individuazione del rappresentante e anche l'individuazione della specifica competenza, quello che è importante sottolineare è che nella indizione e nella convocazione, nella prima convocazione, siano indicate tutte le amministrazioni coinvolte. È sbagliato, a mio avviso, scrivere al prefetto o alla presidenza del consiglio indicando soltanto l'oggetto della conferenza e l'amministrazione proponente, perché chi deve individuare il rappresentante unico e la propria competenza, se ce n'è uno, se ce n'è più di uno, se è statale, se è articolazione periferica, deve poter avere l'indicazione di tutte le amministrazioni coinvolte, altrimenti si rischia che in corso di procedimento, conferenza di servizi, emergano figure e amministrazioni non coinvolte che alterino gli equilibri e quindi la validità dell'amministrazione medesima. La norma ci dice anche che le amministrazioni possono partecipare in funzione di supporto al attività del rappresentante unico in sede di conferenza di servizi. Nella pratica è emerso che questo concetto di figura di supporto, apparentemente abbastanza banale, possa generare qualche dubbio. In particolare, le amministrazioni spesse volte hanno chiesto al rappresentante unico se potevano dialogare direttamente con l'amministrazione proponente per avere chiarimenti anche di carattere tecnico sui quali molte volte il rappresentante unico, soprattutto nel caso specifico nominato dalla Presidenza del Consiglio, è un dirigente amministrativo della Presidenza del Consiglio e comunque non può avere tutte le competenze tecniche per tutte le conferenze di servizi. Anche qui la soluzione pratica che è stata trovata è la seguente. Laddove si tratti di quella che potremmo definire, usando un termine di altra natura, chiesto in prestito alla normativa europea, di fase ascendente, cioè di rapporto in cui si forma la volontà e quindi le amministrazioni hanno bisogno di chiarimenti per poter esprimere il proprio parere da consegnare al rappresentante unico, è sicuramente possibile il dialogo tra amministrazioni, tenendo comunque a conoscenza di tutto lo scambio di corrispondenza anche il rappresentante unico. Quello che sicuramente non è possibile fare è manifestare la volontà della propria amministrazione direttamente all'amministrazione proponente, bypassando il rappresentante unico. Quindi nella fase ascendente il dialogo è sicuramente utile e produttivo anche mettendo soltanto il rappresentante unico per conoscenza. Nella fase discendente, quindi nella fase di espressione del parere del rappresentante unico, è sicuramente non preferibile, ma sicuramente necessario coinvolgere il rappresentante. Non mi soffermo in particolare su quella che è la decisione del rappresentante, come si forma la volontà, in quanto il professor Vesperini ha chiaramente illustrato tutto il profilo della formazione della volontà.
Un unico aspetto che ci siamo posti, il professor Vestrini prima richiamava il comma 7 relativo alla formazione del silenzio, questo come altri istituti della conferenza, siccome può succedere, e questo non è vietato dalla norma, anzi noi l'abbiamo consigliato, che il rappresentante unico faccia, perdonatemi il termine poco di semplificazione, una subconferenza, cioè delle riunioni ad hoc con tutti i rappresentanti dello Stato per poter formare la propria volontà, in questo caso abbiamo ritenuto che non si possono applicare gli istituti della conferenza di servizi alla subconferenza. Questa subconferenza, ripeto, può sembrare una complicazione procedurale. In realtà non lo è perché si svolge negli stessi tempi della conferenza di servizi, quindi non allunga il procedimento, ma serve a sintetizzare la volontà, e questo immagino lo fanno anche le altre amministrazioni, sentiremo poi il rappresentante della Regione Lazio che esperienza ci potrà portare, la sintesi di tutte le volontà delle amministrazioni coinvolte in modo da giungere alla formazione del parere del rappresentante unico. Certo è che tutte le norme di semplificazione, tanto per fare un esempio, appunto il comma 7 sul silenzio, è discutibile se si possano applicare alla subconferenza che non è normata, essendo norme che il legislatore ha dedicato espressamente alla conferenza. Questo può comportare dei problemi, perché l'assenza di un'amministrazione fondamentale, per esempio un'amministrazione di quelle titolari di interessi qualificati, idonei a esprimere al rappresentante unico il dissenso in forma prodromica per fare poi opposizione al Presidente del Consiglio, dicevo, l'assenza di queste amministrazioni non agevola il compito del rappresentante che dovrà usare altri strumenti e non lo strumento dell'assenso per poter risolvere questo specifico aspetto. Credo di aver esaminato tutti i profili pratici che sono emersi all'interno del nostro lavoro, anche tenuto conto di quello che ha detto il professor Vesperini. Un unico accenno, consentitemelo di fare, riguarda anche la fase successiva, che è quella della proposizione dell'opposizione al Consiglio dei Ministri. L'articolo 14 quinques ci dice che possono fare opposizione le amministrazioni titolari di specifici interessi qualificati. Questi interessi devono essere normativamente individuati. Non è possibile che un'amministrazione che abbia un generico interesse alla tutela della salute, alla tutela dell'ambiente, possa fare opposizione laddove in conferenza di servizi si sia un'amministrazione che abbia una competenza specifica. Chiarisco con un esempio: se la ASL ha dato parere favorevole in materia di salute, difficilmente, salvo che non ci sia una normativa specifica, potrà un'altra amministrazione, comune, città metropolitana, provincia, fare opposizione proprio nel campo specifico nel quale la normativa attribuisce un potere ed un interesse qualificato all'ASL a cui facevo riferimento. Bene, con questo passaggio anche sull'ultimo aspetto di collegamento col 14 quinques, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie, grazie molte. Allora lascio la parola al dottor Luca Ferrara, carico immediatamente. Ecco qui. Prego. Fatemi sapere se devo girare io le slide o se andate voi in autonomia. Per girare le slide ci sono le freccette. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie, buongiorno a tutti. Io oggi cercherò di raccontarvi l'esperienza pratica che riguarda la Regione Lazio e che ha avuto avvio proprio in concomitanza con la presentazione dell'approvazione del decreto delegato sulla riforma della conferenza dei servizi, il 127 del 2016.
Come hanno già diffusamente raccontato sia Carlo Notarmuzzi che il professor Vesperini, la figura del rappresentante unico rappresenta uno dei tratti distintivi della riforma della conferenza dei servizi. Ed è interessante dare un'occhiata a quali sono poi le possibili modalità organizzative con cui si può arrivare alla designazione di quest'ultimo. Il mio intervento riguarda essenzialmente gli strumenti di cui si è dotata la Regione Lazio al momento del varo della riforma. E non mi soffermerò sulle previsioni normative che sono state già ampiamente illustrate dal professor Vesperini e andrei direttamente al modello organizzativo di cui si è dotata la Regione Lazio. Essenzialmente lo strumento con cui abbiamo introdotto le nuove modalità organizzative è stata una delibera di giunta regionale che ha modificato il nostro regolamento di organizzazione, che già in alcuni articoli prevedeva il modello della conferenza, cosiddetta conferenza interna, la subconferenza di cui vi ha appena parlato il dottor Notarmuzzi. Praticamente abbiamo ritoccato le modalità con cui si svolgeva questa conferenza interna, che era essenzialmente limitata a pochi casi in passato, e ne abbiamo fatto un modello standard per la partecipazione a tutte le conferenze simultanee a cui la regione o uno degli enti riconducibili alla regione, come dice la norma stessa, sono convocati alle conferenze di servizi. Il cardine di questo nuovo modello è stata l'istituzione di un ufficio di coordinamento in seno alla struttura del segretario generale, cioè la struttura apicale dell'amministrazione regionale. Questo ufficio attualmente si chiama Rappresentante Unico e Ricostruzione Conferenze di Servizi. Vedremo dopo anche perché è collegato alla ricostruzione. I compiti di questo ufficio riguardano l'acquisizione di tutte le convocazioni alle conferenze servizi simultanee e ovviamente nel caso di ci sia stato un ricorso per opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche gli inviti alle riunioni normate dal 14-quinquies. Quindi rappresenta un unico punto di contatto per tutte le amministrazioni locali e statali che convocano la regione in una delle sue articolazioni organizzative. Quindi andiamo sia dalle classiche direzioni regionali fino ad arrivare alla ASL, che è un ente dipendente dalla Regione Lazio e soprattutto riconducibile a livello regionale. Questo ufficio si occupa di indire la subconferenza di cui abbiamo parlato, cioè la conferenza interna. Tra tutte le strutture regionali che sono interessate dalla conferenza dei servizi si devono esprimere. All'interno di questa conferenza dei servizi interna viene individuato il rappresentante unico regionale, tra poco vedremo come viene individuato. Dopodiché l'ufficio si occupa di supportare il rappresentante unico regionale nella partecipazione alla conferenza di servizi fino alla formazione del parere unico regionale. Noi abbiamo previsto che oltre alla designazione di un rappresentante unico, la volontà dell'amministrazione regionale e di tutti gli enti ricompresi sia manifestata attraverso un unico parere, che non è un semplice, come dire, contenitore dei vari pareri regionali, perché in realtà al suo interno viene fatto anche un coordinamento dell'aspetto più critico dei pareri che si rilasciano in conferenza dei servizi, ovvero le prescrizioni oppure le condizioni per il superamento dell'eventuale dissenso. Quindi è un lavoro di coordinamento che viene assegnato al rappresentante unico regionale, che è un dirigente delle strutture organizzative della Giunta, che ha anche il compito di parlare all'esterno della conferenza con un'unica voce e uniformando le prescrizioni che può dare la Regione su un determinato progetto opera.
Una veloce digressione su cosa intendiamo per enti e organismi ricompresi nel livello territoriale regionale, quindi gli enti riconducibili all'amministrazione. Noi abbiamo ricompreso al nostro interno, come dicevo, oltre agli uffici regionali veri e propri, quindi le direzioni regionali, anche gli enti parco, le aziende sanitarie locali e l'ARPA. Non solo, ci siamo anche spostati verso la partecipazione delle società che, anche se hanno una forma privata, sono a partecipazione pubblica, quindi le classiche partecipate, qualora queste rilascino pareri in conferenza di servizi. E noi, insomma, con l'Astra, la SPA, quindi l'azienda Strade Lazio, molto spesso ci troviamo a partecipare alle stesse conferenze di servizi. Quindi anche l'Astral è stata inclusa nel livello regionale di governo. Per farvi capire in estrema sintesi come funziona l'ufficio, come si muove, il tutto inizia dall'arrivo dell'indizione della conferenza di servizi ad un unico indirizzo PEC per tutta la Regione Lazio. Noi abbiamo previsto un modulo di convocazione in cui chiediamo all'amministrazione che indice e convoca la lista delle amministrazioni regionali coinvolte. Quindi noi ci troviamo di volta in volta un atto di indizione, facciamo l'esempio del comune, con allegato il nostro modulo di convocazione della regione, dove dentro vengono riportate le informazioni prescritte dal 14 bis della 241 del 90, e in più la lista delle amministrazioni, degli uffici o enti riconducibili alla regione che devono essere invitati alla conferenza di servizi. Dopodiché l'ufficio condivide immediatamente la documentazione con tutte le strutture coinvolte tramite una piattaforma di file sharing. Noi abbiamo acquistato un cloud che ci supporta in tutte le conferenze di servizi, perché banalmente noi riceviamo la documentazione in formato digitale e la mettiamo immediatamente a disposizione tramite un link e una password. Quindi è uno strumento molto comodo che ci consente di evitare il cosiddetto paperwork anglosassone, quindi tutto questo trasferimento di pacchi di carta che viaggiano per i vari uffici. Semplicemente condividendo la documentazione per via telematica. L'ufficio quindi svolge un ruolo di protagonista nella prima fase della conferenza di servizi, che si chiude, che noi facciamo chiudere questa prima fase con la conclusione del termine, cioè con lo scadere del termine per le richieste di integrazioni documentali. Cosa vuol dire? Facciamo il caso classico dei 15 giorni. Quindi l'amministrazione precedente mi dà 15 giorni, il mio ufficio in quei 15 giorni si occupa di raccogliere tutte le richieste di integrazioni documentali che possono servire ai vari uffici coinvolti, nonché individua il rappresentante unico regionale. Le richieste di integrazione documentali ci arrivano ovviamente dalle strutture competenti a rilasciare gli atti di assenso, i pareri, nulla osta. E questo ovviamente avviene a seguito di un mio atto di indizione della conferenza interna che, come dire, segue immediatamente l'arrivo della convocazione da parte dell'amministrazione precedente. Quindi, come protocolliamo in entrata l'indizione della conferenza che chiameremo esterna, la simultanea, a quel punto io faccio un atto di conferenza interna in cui fisso i termini per le richieste di integrazioni documentali che coincidono con lo scadere del 15° giorno, salvo casi particolari, e dopodiché indico anche quella che, secondo il mio ufficio, è la direzione regionale con la competenza prevalente. Una volta arrivati allo scadere dei 15 giorni, l'ufficio fa un'unica nota riepilogativa di tutte le richieste di integrazione documentale e lo manda all'amministrazione precedente. Quindi, se c'è da chiedere qualcosa per l'ASL piuttosto che per l'ufficio difesa del suolo e via dice, o per l'ente parco, al proponente, all'amministrazione precedente, arriva un'unica richiesta di integrazione documentali con la lista dei vari documenti necessari.
Al tempo stesso, una volta trasmessa questa nota, procediamo con il cosiddetto atto di organizzazione, che è un atto del segretario generale con cui si designa formalmente il rappresentante unico. Da quel momento in poi l'ufficio conferenze di servizi si sfila, quindi assume un ruolo più defilato su quel tipo di procedimento e rimane a supporto del rappresentante unico regionale che invece continuerà a coordinare le strutture regionali sulla singola partita, sulla singola conferenza, fino alla predisposizione del parere unico. Questo modello organizzativo ci ha consentito, soprattutto nell'ultimo anno, di mettere sotto controllo i tempi di di quasi 60 conferenze di servizi a cui è stata invitata la Regione Lazio. E il fatto che sia designato con un atto di organizzazione, quindi con un atto del vertice dell'amministrazione regionale, come dire, responsabilizza il rappresentante unico regionale anche nel rispetto dei tempi. Se parliamo dell'applicazione del criterio delle posizioni prevalenti citato dal consigliere Notarmuzzi, noi lo utilizziamo anche all'interno della formazione del parere unico regionale. Tenendo presente che, come sicuramente i colleghi di altre regioni ben sanno, le regioni molto spesso sono preposte a tutela di interessi molto sensibili. Quindi, molto spesso, se c'è un problema di rischio di esondazione, per fare un esempio, ci troviamo sicuramente di fronte a una posizione prevalente che va a influenzare poi il carattere finale del parere regionale. Abbiamo anche una serie di abbiamo previsto una serie di casi particolari. Uno dei più tipici è banalmente se viene convocata una sola direzione regionale, come si fa? L'ufficio scrive una breve nota in cui si comunica all'amministrazione precedente che quella direzione parteciperà con il suo rappresentante, insomma, in analogia a quello che succede pure per il rappresentante dello Stato. Se c'è un dissenso motivato, cerchiamo ovviamente quanto più possibile di lavorarlo in conferenza interna. E qui di nuovo l'importanza del rappresentante unico che ha un ruolo di interfaccia verso l'esterno, anche con il proponente. Ci è capitato un impianto mini idroelettrico in provincia di Rieti, dove la localizzazione immaginata dal proponente non era conforme alle norme sul paesaggio. Quindi abbiamo trovato insieme al proponente una norma, una localizzazione che fosse consentita in quell'area e attraverso una serie di modifiche progettuali abbiamo superato il dissenso regionale all'interno della conferenza dei servizi. Ovviamente prevediamo che la conferenza interna ci sia anche qualora sia l'amministrazione regionale a convocare la conferenza di servizi. È stato il caso, per esempio, sicuramente di cui avrete sentito diffusamente parlare, cioè il famoso Stadio della Roma. Noi siamo amministrazione procedente, ma abbiamo individuato anche un rappresentante unico regionale che non coincide con il presidente della conferenza, un po' sulla falsariga di quanto già detto dal consigliere Notarmuzzi. Volevo, prima di chiudere il mio intervento, fare un focus su quelli che secondo me, ad un anno e mezzo di distanza dal varo della riforma, sono i punti di forza e invece quelli che sono i punti di debolezza. Sicuramente i punti di forza della figura del rappresentante unico sono il fatto che abbia un ruolo di coordinamento, possa avere un ruolo di coordinamento forte, ovviamente dipende dalle modalità con cui ciascuna regione si organizza sulla partita, però almeno nel nostro caso abbiamo visto che non solo è un rappresentante, come dire, orientato all'obiettivo, perché comunque, vi ripeto, è una designazione formale, ha una responsabilità ben precisa, cioè quella di rappresentare la volontà dell'amministrazione all'esterno, e ha, come dire, una delega ampia perché la rappresenta su tutti gli aspetti di competenza su cui si deve esprimere la regione.
E al tempo stesso consente anche un presidio efficace degli interessi tutelati dall'ente regionale. L'attività del RUR, come vi ho già, del rappresentante unico regionale, come vi ho già detto, è anche orientata al superamento del dissenso, perché in conformità con quanto previsto dalla 241, cerchiamo sempre di rendere molto chiaro qual è il motivo per cui la regione esprime un dissenso. Ed è successo più di una volta che magari una conferenza si è chiusa negativamente con tutta una serie di condizioni per il superamento dei dissensi, ne è stata aperta un'altra, insomma, a breve, trascorso un breve lasso di tempo, e questa si è conclusa positivamente. Il mio ufficio ha anche come dire, il compito di assistere soprattutto i comuni del Lazio nell'indizione e convocazione delle conferenze di servizi, quindi è anche uno strumento utile per i comuni per aiutarli a capire di volta in volta chi coinvolgere della regione, quali normative si applicano. Insomma, abbiamo costituito anche una sorta di sportello per i comuni per aiutarli nelle convocazioni delle conferenze di servizi. Avete visto che l'ufficio si chiama rappresentante unico ricostruzione perché questo modello, visto la buona riuscita nel primo periodo di applicazione, l'abbiamo utilizzato anche per le prime attività di ricostruzione. Lì ci sono delle ordinanze del commissario straordinario che prevedono delle conferenze speciali che lavorano in tempi strettissimi, insomma si parla di 15 giorni per chiudere la conferenza sisma dalla prima riunione, quindi ben al di sotto dei 45-90 previsti dalla 241 per le conferenze ordinarie. Il mio ufficio è di default il rappresentante unico in questa conferenza sisma, quindi già ne è capitata una per la ricostruzione della scuola di Amatrice e grazie all'esperienza svolta nell'ultimo anno siamo stati in grado in una settimana di elaborare tutti i pareri che si sono resi necessari per autorizzare la ricostruzione della scuola. Ultima parentesi su quelle che sono, secondo me, le criticità che ho riscontrato in quest'anno di lavoro sul territorio. Molti comuni ancora non conoscono i contenuti della riforma. Parlo di comuni, però parlo anche di associazioni di comuni, di sportelli unici associati. Insomma, ci sono ancora alcune realtà locali che hanno bisogno di un'attività informativa e anche di un supporto per come dire, entrare in contatto, quindi allinearsi alla nuova disciplina. E c'è un eccessivo ricorso, secondo me, alla conferenza simultanea, cioè si abusa troppo spesso della scusa è un progetto complesso. Io l'ho visto molte volte, mi sono trovato a discutere con amministrazioni locali che volevano indire per progetti relativamente semplici una conferenza simultanea per il semplice fatto che assomiglia di più alla vecchia conferenza, come si svolgeva prima. Quindi far passare il messaggio che la conferenza semplificata è la modalità ordinaria di convocazione non è semplice. Il problema è collegato al persistere di una scarsa fiducia nell'istituto del silenzio assenso. Io mi trovo molto spesso a rimandare indietro delle convocazioni a conferenze simultanee, specifica perché? Perché mi arrivano queste convocazioni che dicono banalmente, visto che nell'atto di indizione della semplificata io ho indicato la data della riunione della simultanea, finita la semplificata senza l'acquisizione di alcuni atti di assenso, automaticamente si trasforma in simultanea. Non è così. Noi, leggendo la norma, capiamo che in simultanea ci si va solo ed unicamente in casi tassativi, ovvero qualora ci siano delle prescrizioni o delle condizioni che richiedono una modifica sostanziale del progetto e quindi un nuovo esame contestuale di interessi pubblici per cui è necessario riunirsi intorno a un tavolo. Se non arriva il parere della sovrintendenza piuttosto che di un ufficio regionale, la mia indicazione ai comuni è sempre la stessa.
Applicazione del silenzio assenso. Banalmente, basta vedere quando è partita la PEC, se c'è una ricevuta di consegna, sono decorsi i tempi di legge, si deve procedere con la determinazione di conclusione positiva, qualora si siano acquisiti solo atti di assenso non condizionato, e quindi quella si deve chiudere lì. Non è possibile che ci si sposta in simultanea semplicemente perché non si vuole applicare il silenzio assenso. Grazie a tutti. Grazie, grazie mille anche al dottor Ferrara. Allora ripasso la parola al dottor Notarmuzzi per le prime risposte. Grazie. Allora, vediamo alcune domande che sono arrivate. La prima domanda è: il rappresentante unico può delegare un altro soggetto a svolgere il proprio ruolo? Certamente sì. Il suggerimento pratico che do è: prevedete nel provvedimento di nomina del rappresentante unico o la possibilità di delegare, o ancora meglio, il soggetto eventualmente che sostituisce il rappresentante. Ma sicuramente è una cosa che si può fare, anzi, per l'esperienza che ho avuto, devo dire che è anche raccomandabile. La seconda domanda raggruppa due domande, le leggo entrambe. Il professor Vesperini si è domandato se sia il caso che un'amministrazione precedente non svolga anche le funzioni di rappresentante unico. E un'altra domanda è un pochino più concreta. Nella via regionale è opportuno che il rappresentante unico sia soggetto precedente? Allora, ciò che è estremamente apprezzabile di queste due domande è che entrambe parlano di opportunità. La norma non dice nulla. Come opportunità, la mia risposta è no, non è opportuno perché altrimenti si finisce per concentrare in capo a un'amministrazione tutta una serie di poteri che squilibrano il dialogo all'interno della conferenza. Quindi è preferibile che sia una figura terza. Come individuarla? E questo poi dipende dalle circostanze. Noi, appunto, come Presidenza del Consiglio, abbiamo individuato il nostro funzionario. Può darsi che le prefetture abbiano problemi a individuare un loro funzionario, ma possono delegare un'altra persona di un'altra amministrazione partecipante. Certo, concentrare tutti i poteri in capo a uno è come se si facesse la conferenza dei servizi, non dico da solo, ma insomma, poco ci manca. Un'altra domanda chiede se il rappresentante unico parla anche per gli enti strumentali e le società partecipate. Luca Ferrara vi ha fatto anche l'esempio dell'Astral. Certo, anche qui la norma non dice niente, quindi è abbastanza scivoloso come tema. Certo, non riesco a immaginare una conferenza statale nella quale il rappresentante unico dello Stato possa parlare, ad esempio, per TIM o Enel o queste grandi società nazionali che lavorano, diciamo, in totale autonomia. Quindi ritengo nel caso specifico di dire no, però avendo ascoltato quello che Luca Ferrara ha detto per l'Astral, come dire, concordo anche con quello che ha detto il collega. Un'altra domanda, che tipo di pubblicità la Presidenza del Consiglio ha dato rispetto alla nomina del rappresentante unico? Come forse avete avuto modo di vedere o di vedere se vi interessa, esistono delle linee guida sul 14 quater, quindi la vecchia disciplina di ricorso al Presidente del Consiglio. Sul 14 ter e sul 14 quinques ancora non è stato fatto nulla, ci auguriamo che possa essere fatto quanto prima. Le linee guida rappresenterebbero, diciamo, le indicazioni non dissimili da quello che vi ho detto io a voce. Un'ultima domanda che è arrivata, no, altre due, scusate. Quali potrebbero essere gli altri strumenti alternativi al silenzio assenso utilizzabili dal rappresentante unico nei confronti delle amministrazioni rappresentate silenti? In generale, io ho fatto l'esempio per spiegare come gli istituti della conferenza dei servizi non è detto che si possano applicare al rappresentante unico, ma sono istituti giuridici. Il lavoro del rappresentante unico è un lavoro non soltanto squisitamente giuridico-normativo, ma anche di rapporti con le amministrazioni. Se un'amministrazione particolarmente importante in quel procedimento non partecipa, ci si incontra separatamente. Non è che il rappresentante unico deve fare una subconferenza nella quale sono tutti presenti. L'importante è che lui ottenga il parere unico del rappresentante unico. Vi ho descritto le difficoltà normative, ma il quotidiano che tutti noi funzionari pubblici conosciamo ci dice che non è soltanto la norma a guidare il nostro comportamento, ma è anche il raggiungimento del risultato con altri strumenti non normativamente previsti, quali appunto incontri separati, telefonate o quant'altro. L'ultima domanda,
L'individuazione del prefetto competente è in carico di interventi sovraprovinciali ma non nazionali. Di solito negli interventi sovraprovinciali l'intervento è realizzato in più province. A me di solito non mi è mai capitato, però posso immaginare un'autostrada perché un intervento in più province sì, ci può essere. In quel caso effettivamente è compito del Presidente del Consiglio. Quello che volevo evidenziare è che c'è un duplice aspetto. O l'intervento è sovraprovinciale, o una delle amministrazioni rappresentante è sovraprovinciale. Le autorità di bacino o autorità d'ambito spesso abbracciano territori che sono addirittura sovraregionali. In quel caso è possibile applicare il luogo in cui si fa l'opera. Viceversa, se l'opera è appunto un'autostrada o qualcosa che si estende, perché solo questo verbo posso usare, su più province, effettivamente la risposta va data dal Presidente del Consiglio. Grazie e passo la parola al professor Vesperini. Tempo, professore, di vederti. Ecco, ci stanno arrivando anche altre slide. Prego, prego, professore. Allora, io cerco di rispondere in modo più sintetico possibile alle varie domande che mi sono arrivate. La prima è quindi il verbale conclusivo della conferenza dei servizi deve dare dei margini di tempo al rappresentante unico a definire eventuali osservazioni da parte di altri enti partecipanti come supporto? Direi sì, questa è una risposta molto semplice e secca, direi di sì. La seconda domanda, se si presenta il rappresentante di un'amministrazione e non il rappresentante unico, io qui ritengo che, visto che siamo in conferenza simultanea, la presenza dell'amministrazione rappresentata e non diciamo, l'assenza del rappresentante unico non consente di acquisire il punto di vista dell'amministrazione rappresentata. In altri termini, l'amministrazione rappresentata in conferenza simultanea parla solo attraverso il rappresentante unico e ha solo funzioni di supporto. Tant'è vero che il comma 7 dell'articolo 14, nell'ultimo suo tratto, nell'ultimo suo periodo, l'ultima frase, dice: si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, e quindi questa è la fattispecie, quindi prescinde, non dà rilevanza al fatto che siano state presenti delle amministrazioni rappresentate, ma senza il rappresentante. Come si può comportare il rappresentante unico nel caso in cui le pubbliche amministrazioni rappresentate non abbiano espresso la propria posizione? Qui c'è da, diciamo, provo così a sviluppare questa domanda, nel senso che credo che occorra distinguere tra varie ipotesi, cioè se il silenzio, per così dire, delle pubbliche amministrazioni rappresentate avviene, si realizza nel corso dell'interlocuzione che il rappresentante unico apre con le amministrazioni rappresentate in vista della conferenza, il problema e a mio avviso è un problema semplicemente di fatto, cioè sarà il rappresentante unico a dover adottare i mezzi a sua disposizione per acquisire quel punto di vista diciamo, dell'amministrazione rappresentata e diversamente, diciamo così, interpretare autonomamente l'interesse pubblico che è stato adesso affidato. Diverso è il caso, potrebbe essere il caso in cui il silenzio dell'amministrazione rappresentata diciamo, si sia realizzata una conferenza semplificata. Qui non è chiarissima la conseguenza che l'articolo 14 bis connette al silenzio dell'amministrazione partecipante alla conferenza, però a mio avviso diciamo, il discorso dovrebbe essere che anche in questa ipotesi, conferenza semplificata in cui un'amministrazione rimane silente e poi si rende necessario passare alla conferenza simultanea, per così dire, al rappresentante unico comunque spetta la possibilità di provare ad acquisire il punto di vista dell'amministrazione rappresentata. Poi c'è un'altra domanda: nel caso in cui l'amministrazione procedente nella convocazione dimentica un soggetto, la responsabilità ricade in capo all'amministrazione procedente o in capo all'amministrazione convocata? Direi sicuramente in capo all'amministrazione procedente.
E l'ultima, ci sono norme imperative che ostano l'applicazione del silenzio assenso anche alla subconferenza. Immagino che questa domanda si riferisca a quella conferenza, diciamo subconferenza, cioè quella conferenza che viene indetta, secondo, o comunque quel raccordo che viene intrapreso, avviato dal rappresentante unico con le amministrazioni rappresentate. Allora, qui distinguerei se ci troviamo di fronte a un rappresentante unico regionale o un rappresentante unico locale, direi che in linea generale questo dipende dall'eventuale regolamentazione che la regione o l'ente locale abbia dato a questa fase, perché nulla esclude che nell'esercizio della sua autonomia la regione o l'ente locale possa, come dire, disciplinare quella che ho chiamato io, ovvero subconferenza, che nella norma nazionale non è assolutamente indicata. Allora, in quel caso, anche le conseguenze del silenzio possono essere regolate in termini, diciamo, dalla regione o dall'ente locale, diciamo così, nel regime di autonomia, ovviamente fermo restando i limiti che vengono dal regime generale, le autorizzazioni, diciamo, i punti di vista che devono essere necessariamente espressi, eccetera. Io ho completato, lascio la parola al dottor Ferrara. Grazie professore. Andiamo rapidamente perché siamo in chiusura. Prima domanda: se la conferenza di servizi interna non è normata, allora quanto tempo può essere dedicata alla stessa? Una regola di buonsenso che ci siamo dati, non l'abbiamo specificato perché riteniamo che sia abbastanza scontato che la conferenza interna segua i tempi della conferenza esterna, tra virgolette, quindi si deve concludere parte in parallela quando parte la conferenza simultanea e si chiude, immaginiamo ragionevolmente, in un termine congruo per permettere al rappresentante unico regionale di fare il parere finale. E con rispetto alla tempistica, come funziona questo ufficio? Come vi ho detto prima, siamo, come dire, operativi il giorno stesso in cui arriva convocazione alla conferenza di servizi, lavoriamo sull'individuazione del rappresentante unico, sulle richieste di integrazioni documentali nei primi 15 giorni, dopodiché abbiamo una funzione più di monitoraggio. E il parere unico come si configura con determinazione dirigenziale? No, tutti i pareri che fa la Regione Lazio sono delle note, insomma, a meno di casi particolari come provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea come VAS e VIA, con cui abbiamo invece delle determinazioni, i pareri urbanistici, paesaggistici di vario tipo, anche i pareri igienico-sanitari dell'ASL sono delle semplici note a firma ovviamente del dirigente responsabile. E come fa l'ufficio conferenze di servizi a capire quali integrazioni documentali sono necessarie non avendo competenza diretta della materia? Questa è un'ottima domanda che, come dire, mi dà modo di raccontarvi che noi sia dopo ad un anno e mezzo d'inizio di questa nuova modalità organizzativa, oggi siamo in grado di fare un primo lavoro come dire, di checklist. Per esempio, se qualcuno ci chiede un parere geologico, sappiamo che ci devono essere quei 3-4 documenti che servono all'area tecnica competente per esprimersi. Quindi noi sicuramente possiamo valutare la presenza o l'assenza di un certo documento. Qualora questo documento non fosse assente, allora scriviamo direttamente noi al comune che manca un pezzo fondamentale per l'espressione del parere di competenza e generalmente chiediamo sempre la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 2,7, anche per consentire al privato di preparare la documentazione che manca. Qualora invece fosse necessario, come dire, analizzare tecnicamente il documento prodotto, lì ci deve pensare l'area tecnica competente che risponda all'ufficio conferenze dentro quei 15 giorni, quindi al termine di quei 15 giorni ci dice quali sono le carenze della documentazione presentata. Gli atti predisposti dall'ufficio possono essere messi in condivisione a favore delle altre regioni che si volessero ispirare al vostro modello procedimentale? Assolutamente sì. Alla fine delle mie slide trovate tutti i
miei contatti e anche l'indicazione di dove reperire le informazioni sul sito della Regione Lazio. Banalmente, dalla home page sulla sinistra c'è un link diretto per conferenza di servizi dove trovate tutti i nostri materiali informativi. Come si concilia con i tempi stretti della conferenza? Immagino che insomma, questo si riferisca alla modalità di funzionamento dell'ufficio. Abbiamo una struttura molto snella dell'ufficio, parliamo di 3-4 persone, non di più, però queste 3-4 persone, oltre che come dire, essere molto organizzate dal punto di vista dei rapporti con le varie direzioni regionali e gli enti riconducibili alla regione, come dire, fanno molto affidamento anche sulla velocità con cui condividiamo le informazioni, quindi tramite questa piattaforma di file sharing, tramite l'intranet, perché pubblichiamo sull'intranet qualsiasi conferenza interna viene indetta. E dove si possono leggere i tempi che scandiscono la conferenza interna in armonia con i tempi previsti della 241? In realtà ho già risposto alla domanda, quella sulla durata della conferenza interna. Quando la regione ha indire la conferenza, cosa succede? Ve l'ho già raccontato, anche lì abbiamo una conferenza interna che però viene attivata a questo punto dalla direzione regionale che indice la conferenza. Quindi se l'urbanistica indice una conferenza di servizi per un determinato oggetto, ci arriva la nota come ufficio conferenze di servizi di attivazione della conferenza interna e seguiamo le regole che seguiamo per le altre conferenze. Per la Regione Lazio il rappresentante unico è nominato ad ogni convocazione di conferenza dei servizi? Sì, qualora si tratti effettivamente di una conferenza simultanea dove ci sono due o più strutture regionali. Perché dico questo? Perché se ce n'è una, come al solito, diciamo banalmente, quella direzione, quell'ufficio si esprime da solo. Può anche capitare che alcuni uffici siano coinvolti dall'amministrazione precedente, però senza titolo, perché evidentemente o vuole l'amministrazione precedente vuole un'interpretazione, un parere di diverso tipo. Lì noi valutiamo caso per caso, quando c'è la non competenza di un ufficio, noi lo mettiamo nero su bianco e lo rimandiamo al comune. Quindi ci è capitato banalmente per un impianto fotovoltaico che convocassero sia l'urbanistica che la nostra area che si occupa di infrastrutture energetiche, che però non fa pareri su quella specifica opera. Quindi noi abbiamo scritto al comune, guarda, c'è il problema c'è sicuramente un ambito di competenza della direzione urbanistica che si esprimerà da sola, mentre l'area programmazione delle infrastrutture energetiche non è competente. Quindi quella conferenza va avanti senza rappresentante unico regionale. Colgo l'occasione per dirvi che questo a noi ci consente anche di fare comunque una verifica sul fatto che il comune o lo Stato, piuttosto la provincia, abbiano effettivamente valutato tutte le competenze regionali. Quindi molto spesso noi ci troviamo a dire va bene aver coinvolto Tizio, Caio e Sempronio, però magari manca l'attivazione della valutazione di impatto ambientale, per farvi un esempio. Quindi è anche utile perché siamo oggi in grado di fare una mappatura delle competenze regionali. Allora, qual è il regime delle responsabilità? Qui mi ricollego a quello che ha detto anche il professor Vesperini sul silenzio assenso della subconferenza, della conferenza interna. Noi riteniamo che comunque la conferenza interna non sia altro che un rapporto tra pubbliche amministrazioni, quindi l'abbiamo messo anche nel nostro regolamento di organizzazione. Noi mandiamo in silenzio assenso le strutture regionali che non rilasciano il parere nei tempi dettati dal rappresentante unico regionale. Le responsabilità quindi sono quelle di ciascuno degli enti che partecipano alla conferenza interna per quanto riguarda gli aspetti di competenza. Residua una responsabilità al rappresentante unico regionale sulla valutazione, come ho detto prima, delle posizioni prevalenti. Perché se il rappresentante unico regionale si trova quattro pareri positivi e uno negativo, facendo l'esempio di prima, sul rischio di esondazione, e poi ovviamente il rappresentante unico dà il parere favorevole dicendo che non è una posizione prevalente, risponderà lui in prima persona dell'applicazione di questo criterio. Spesso il rappresentante unico non ha le competenze tecniche per entrare nel merito della decisione, di fatto presa da altra PA rappresentata.
La responsabilità della decisione però di chi è? In realtà non accade mai che ci sia un rappresentante unico che, come dire, che non rappresenta quella pubblica amministrazione. Nel senso, questo caso, questa domanda avrebbe, come dire, una risposta qualora si applicasse ad un rappresentante unico, vi faccio l'esempio, individuato nella direzione urbanistica quando deve rispondere solo la ASL. In realtà, essendo sempre due o più strutture coinvolte, ci si trova sempre in conferenza interna anche a discutere di aspetti tecnici. E come dire, c'è una contaminazione interessante tra competenze, quindi molto spesso l'urbanistica si trova a confrontarsi con la difesa del suolo piuttosto che con la disciplina igienico-sanitaria. Quindi è anche un confronto costruttivo, fermo restando che, come prevede la legge, le singole strutture regionali possono accompagnare il rappresentante unico alla conferenza dei servizi simultanea in funzione di supporto. Le ultime due. In Regione Lazio, attualmente l'ufficio proponente che propone la conferenza è anche RUR. Qualora sia l'amministrazione a indire la conferenza, no. Cioè, mettiamo il caso che ci sia un procedimento di valutazione di impatto ambientale con conferenza di servizi, abbiamo un rappresentante unico che magari rappresenta l'autorizzazione finale da rilasciare. Vi faccio l'esempio: rifiuti. Quindi immaginiamo una valutazione di impatto ambientale per un impianto di rifiuti, sarà il dirigente dei rifiuti a fare il rappresentante unico. E come Scusate, viene scusi. individuato? Sì. Scusi, dottor Ferraro, la devo bloccare anche se mi dispiace molto perché è stato un webinar seguitissimo e tutti stanno facendo i complimenti, ma purtroppo abbiamo sforato con i minuti a nostra disposizione. Per questo motivo mi scuso ancora, però tutti coloro che non hanno avuto la risposta possono scrivere a ufficiosemplificazione@funzionepubblica.it, così avranno le risposte e poi io girerò tutte le domande comunque, perché le ho tutte salvate, all'ufficio semplificazione. Mi scuso ancora, ma c'è un altro webinar online che ci sta pressando, dunque i nostri minuti stanno veramente finendo. Io ringrazio veramente tutti, ringrazio lei, do modo di farla salutare, ora le rilascio la parola, però volevo far presente che in chat tutti stanno facendo una miriade di complimenti a lei, ai relatori che l'hanno preceduta, alla Regione Lazio e proprio anche alla competenza e alla chiarezza espositiva in questo webinar che è stato seguitissimo. Le lascio la parola per i saluti e ringrazio ancora tutti. Bene, allora salutiamo tutti i partecipanti e ovviamente vi ringraziamo. Io sarò a disposizione poi dell'ufficio semplificazione qualora ci fosse necessità di rispondere ad ulteriori domande. Grazie a tutti.